Ciao a tutti! Allora, come vedete sono in pigiama, mi sono svegliata non molto tempo fa, ma non ho ancora fatto colazione perché oggi facciamo un What I Eat in a Day. Vi faccio vedere tutto quello che mangerò: colazione, pranzo, cena, merenda, eccetera. Prima di andare a vedere con cosa faccio colazione, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un like per questo video se vi piacciono i miei What I Eat in a Day, così li farò più spesso, e commentate con il piatto che vi piace di più di questo video. E direi di andare alla colazione. ASMR. Carine, le ho prese su Amazon. Allora, sarò sincera con voi. Vi faccio vedere proprio quello che faccio ogni mattina, anche se vi sembrerò un po' pazza, ma è ciò che faccio. Allora, per prima cosa riempio il bollitore di acqua. Allora, mi sono abituata a bere molto appena sveglia, infatti bevo 3 tazze di acqua praticamente. Nella prima metto l'acqua calda con un cucchiaino di miele, o a volte non metto neanche il miele, cioè acqua calda da sola, cioè la prima che bevo è questa. Seconda, una tazza di tè e mangio anche una fetta di pain carré con la nocciolata o una crema proteica. E se ho della frutta, mangio anche magari dei lamponi, delle fragole. Cioè, comunque i lamponi sono tipo il frutto più buono al mondo, secondo me. Quanto sono buoni! Li amo. Non ce la faccio né andare avanti col video, devo mangiare i lamponi. Buonissimi. E poi per finire mi faccio un caffè americano, cioè metto il caffè e aggiungo l'acqua, così mi assicuro di bere già una certa quantità di acqua. Ok, adesso mi porto il mio caffè in giro, mi lavo, mi vesto e proseguiamo il nostro What I Eat in a Day. A questo punto la mattina mi metto a rispondere alle mail, riempio la mia borraccia, la metto qua accanto così mi ricordo di bere mentre lavoro al PC. Solitamente la mattina non filmo quasi mai, al massimo faccio dei TikTok o delle stories, però proprio video veri e propri li filmo il pomeriggio. E ovviamente la mattina mi arrivano anche i pacchi. Pacco. Tarte Cosmetics, altro pacco Collistar, altro pacco. Questo sapevo che mi sarebbe arrivato, infatti proprio oggi ho deciso di filmare What I Eat in a Day perché è un pacco speciale pieno di ingredienti per cucinare. Allora, sono troppo curiosa di aprire con voi questo pacco perché praticamente mi ha contattato questa azienda, HelloFresh, che già avevo visto ovunque nei social. Ed è un servizio che mi ha subito incuriosito perché io spesso mi trovo con il frigo vuoto perché magari mi dimentico di fare la spesa, non sono una grande cuoca e quindi alle volte non ho neanche molta fantasia nel cucinare. E questo servizio ci permette di scegliere dal sito o dall'app alcune ricette ogni settimana diverse, cioè ce le propongono loro, io ne ho scelte alcune fighissime e spero di riuscire a realizzarle. E poi ci arriva a casa la box con tutti gli ingredienti già separati per fare le nostre ricette. Tra l'altro è un servizio che mi ha incuriosito subito tantissimo perché gli ingredienti sono tutti super freschi, vengono direttamente dal produttore, è proprio un servizio nato anche per evitare gli sprechi di cibo. Quindi io sono super entusiasta di provare con voi questo servizio. Se poi volete provarlo anche voi, ho chiesto un codice sconto speciale, scegliete voi le ricette che volete all'interno. Quindi poi taggatemi con i vostri piatti. Ogni ricetta ha un numero che sarebbe il numero del sacchettino. Praticamente io devo dare solo il sacchetto numero 4 per questa ricetta. Ok, apriamo il sacchetto e vediamo cosa c'è dentro. Insalata. Carina! Erba cipollina. Ecco, ad esempio l'erba cipollina io non la compro mai perché è sempre tipo gigante. Dico, ma che ci devo fare? Invece così comodissima. Un pomodoro. Un limone, maionese, miscela di spezie stile messicano e le tortillas. Bisogna tagliare il pomodoro a cubettini di circa 1 centimetro. È carino questo servizio perché ci permette anche di fare delle ricette appunto diverse che magari non ci sarebbero venute in mente. Ok. Ora vanno conditi i pomodori con un po' di sale, pepe e olio. È arrivato il momento del pollo. Queste sono sovraccosce e vanno condite in una ciotola con un po' di cosine. Ah, questa secondo me è tipo paprika più altro. E ora mescoliamo il tutto per amalgamare bene. Mettiamo il pollo sulla carta forno. E va cotto per 20 minuti nel forno preriscaldato a 220 gradi. Allora, per fare la salsa mettiamo un vasettino di yogurt,
Poi la maionese, l'erba cipollina, la scorza di limone, olio d'oliva e vado a mescolare. Buona! Sa di limone. E ora queste vanno messe in forno 2-3 minuti. Aspetta, ne assaggio un pezzo. È morbidissimo. Allora, questa è una delle tortillas, tra l'altro in una porzione ce ne sono 6, quindi 3 a testa. Spalmiamo uno strato di salsa ranch, mettiamo il pollo, l'insalata, chiudo il mio tacos. Vado all'assaggio. È buonissimo. È buonissimo, fotonico. Sono curiosa anche di provare la ricetta della cena. Poi vediamo. Com'è? Buono, vero? Dopo pranzo solitamente mangio un mandarino o due. Questi sono, non ho mai capito la differenza tra clementine e mandarini. Forse una hanno i noccioli, una no. A me piacciono tutti. Cioè, sono anche fan dei mandarini. Ti è piaciuta questa box di HelloFresh? Che bella! Sono le 5:30 e come dei perfetti inglesi, anzi loro le 5, tea time! E sul pan carré andiamo a mettere o la nocciolata o la crema al cioccolato fondente. Buono? Buonissimo. Allora, per cena voglio provare a fare le polpette con twist asiatico. Io adoro i piatti con riso e carne, quindi vediamo come si fanno. Vedete cosa intendevo? Che non ci sono sprechi. Ad esempio, io lo zenzero lo compro sempre intero. Ad esempio io lo zenzero lo compro sempre intero e non lo finisco mai. E invece in questa ricetta hanno messo la quantità proprio dello zenzero che serve, cioè pochissima. E un aglio. Tagliamo il cipollotto, poi grattugio la parte bianca. Aggiungiamo metà cipollotto tritato con l'aglio e lo zenzero. Aggiungiamo la carne macinata, salsa di soia, non tutta, ketchup e il panko. Mai usato il panko. Bisogna praticamente mescolare per amalgamare bene e fare le polpette. Profumo orientale. Riso, basmati. Ok, abbiamo messo l'acqua e portiamo ad ebollizione. Versiamo il riso nella bowl e poi ci mettiamo sopra gli spinaci con le polpette. No, ha un profumo buonissimo. Semi di sesamo, che carino! E cipollotti verdi. Dai, ma sembra un piatto da ristorante! Finalmente un What I Eat in a Day dove faccio qualcosa di diverso. Cioè, l'ho fatto io questo piatto! Non ci credo! Sono troppo contenta! Com'è? Buonissimo! Sembra di stare dall'asiatico. È vero che sono super asiatiche! Cioè hanno proprio quel sapore dell'asiatico che è irreplicabile. Davvero, per me, generalmente. Ma queste polpette? Cioè, sono le polpette più buone che ho mai fatto? Sì. Se volete provare anche voi questo servizio, vi lascio il mio codice sconto nel primo commento in info box. Poi fatemi sapere che cosa cucinate, perché... secondo me vale la pena provarlo, è super divertente anche. Buono. Io l'ho preso anche a mia mamma e a mia sorella. Ecco, dopo cena solitamente bevo una tisana o un caffè decaffeinato o un caffè al ginseng. Spero che questo What I Eat in a Day vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro piatto preferito e buon appetito!